Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo questa sera il nostro giornale con l'escalation di violenza tra i minori che tocca anche il Varesotto. Se ne è parlato questa mattina a Varese in sala Montanari. C'erano però Adriana Morlacchi e Andrea Cogotti di Agenzia Blitz. Il problema della gioventù violenta è sempre esistito, ma in questi anni sta avendo un maggior risalto, forse perché a differenza di un tempo lo si vuole affrontare con i medici. Un problema nel problema è costituito dai minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia principalmente dal Nord Africa e che sono spesso di difficile gestione in comunità, cosa che provoca un coinvolgimento della neuropsichiatria infantile. Ne deriva che diverse situazioni delinquenziali vengono portate all'attenzione del sistema sanitario nazionale. Se ne è parlato questa mattina a Varese in sala Montanari durante il convegno Minori Violenti tra Percorsi Sanitari e Giustizia, in cui il servizio di neuropsichiatria infantile ha dialogato con l'autorità giudiziaria minorile e la stampa. Restiamo a Varese perché continuano i disagi per il traffico in via Catalani dovuti ai lavori di asfaltatura nel tratto terminale di Viale Borri, sempre legati alla nuova maxi rotonda di Largo Flaiano. Siamo andati a vedere. Qui siamo in via Catalani, le macchine parcheggiate ostacolano effettivamente il traffico che poi deve immettersi in Viale Borri. L'ordinanza del sindaco di Varese è stata firmata, arriveranno i segnali di divieto di sosta nei prossimi giorni, ma questi non sono ancora stati posizionati e per i residenti c'è un doppio problema. In questo momento il traffico che arriva qui in via Catalani, dall'altra parte anche la mancanza di parcheggi che ci sarà tra pochi giorni. E proprio nella parte terminale di via Catalani, quella che si mette in viale Borri, sono le code che negli ultimi giorni si stanno formando proprio per i cantieri che continuano a interessare Largo Flaiano. E si procede a senso unico alternato tra le auto in uscita da via Catalani, le auto che invece si mettono in viale Borri e quelle che da viale Borri entrano nella rotonda di Largo Flaiano, e ovviamente le code sono all'ordine del giorno. Al Palace Hotel di Varese si è aperta oggi la 7ª edizione del convegno internazionale sulle infezioni virali nei pazienti immunodepressi. Sentiamo quali sono i temi che saranno trattati fino a venerdì nell'intervista di Barbara Zanetti all'infettivologo della SST Sette Laghi Paolo Grossi. Le immagini sono di Andrea Cogotti, di Agenzia Blitz. Ci troviamo al Palace Hotel col professor Paolo Grossi, infettivologo della SST Sette Laghi dell'Università dell'Insubria, di fama internazionale. Il professor Grossi ha organizzato il 7º congresso internazionale sulle infezioni virali nei pazienti immunocompromessi. Di cosa si tratta e chi riunisce questo evento? Allora, il congresso appunto affronta la tematica delle infezioni virali nel paziente immunocompromesso, con un focus particolare sui pazienti trapiantati, trapiantati di organo solido e trapiantati di cellule staminali, cioè trapiantati di midollo, cioè pazienti oncoematologici, dove appunto queste infezioni rappresentano un problema rilevante che può condizionare il successo di questi trapianti. E quindi ho riunito appunto, ormai è diventata una tradizione, i massimi esperti a livello nazionale e internazionale. A Malpensa DHL ha aperto le porte del suo hub cargo, dove ogni giorno vengono lavorati oltre 110.000 pacchi. C'era per noi Paola Grimaldi che ha intervistato Francesco Capelli, Managing Director del centro gestito dall'azienda logistica. Vediamo il servizio con le immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Gli anni passati la merce di più rispetto all'anno scorso? Allora, diciamo che il vero apice l'abbiamo toccato nel 2021-2022, e adesso a livello proprio di mercato in generale, diciamo che è in una fase abbastanza, non di crescita ovviamente a quei livelli, c'è sempre un po' di crescita, però non
non stiamo arrivando a quei livelli. Beh, lì eravamo nel post pandemia. Bravissimo. Esatto. La pandemia ovviamente ha generato questo trend di crescita pazzesco. Adesso si sta stabilizzando. Si è stabilizzando. Ma anche poi le cifre anche del resto del cargo più o meno, esatto, rispetto all'anno scorso, almeno da quello, le ultime date che ho, da quello rispetto all'anno scorso. No, ma lo vediamo anche nelle assunzioni dei dipendenti. Sì, sì, non nel 2021-2022 abbiamo avuto assunzioni in modo pazzesco e già nel 2023-2024 abbiamo rallentato perché giustamente i volumi, come diceva lei, sono stabilizzati. La città di Varese ritornerà al voto nel 2027, ma già ora iniziano a circolare i primi nomi di possibili candidati. Barbara Zanetti ha intervistato l'avvocato Luca Marsico, già consigliere regionale e assessore in provincia. Sentiamolo nel servizio con le immagini di Andrea Cogotti di Agenzia Blitz. Se verrà contattato, che cosa dirà? Ma domandare è lecito e rispondere è cortesia, quindi assolutamente sarò cortese con chi dovesse chiedermi, domandarmi o contattarmi per eventuali progetti per la città. Io non ho una velleità di dover necessariamente trovare uno sbocco politico. Io sono lontano dalla politica, dai partiti, pur avendo e seguendo comunque con costanza gli avvenimenti e gli sviluppi politici. Però se qualcuno dovesse pensare che Luca Marsico, per la sua esperienza, possa essere un valore aggiunto per la città, per carità, se un domani un candidato sindaco dovesse contattarmi per utilizzare la mia esperienza, io sono assolutamente già fin d'ora a sua disposizione. Venerdì 20 settembre alla Camera di Commercio di Varese il forum della sostenibilità organizzato dalla Regione. L'assessore all'ambiente Giorgio Maione annuncia i contenuti: miglioramento della qualità della vita e crescita dell'economia grazie ai Green Jobs. Ce ne parla Pasquale Martinoli. Venerdì 20 settembre alle ore 10 alla Camera di Commercio questo forum dedicato alla sostenibilità, un forum organizzato da Regione Lombardia insieme a Camera di Commercio e ad altri enti. La sostenibilità è un tema chiaramente in primo piano per quanto riguarda la Regione, che l'ha sempre affrontato da Palazzo Lombardia, dagli uffici. Quest'anno si è sentita l'esigenza di andare sui territori per ascoltare dagli interlocutori del territorio proposte, sensibilità, esigenze. Quando parliamo di sostenibilità, di cosa parliamo? Ne abbiamo parlato oggi in un'intervista che uscirà domani sulla Pedalpina con l'assessore Giorgio Maione, un bresciano peraltro che stima molto il territorio della provincia di Varese, e ci ha illustrato la sostenibilità in tutti i settori in cui riesce ad incidere, ad essere utile, virtuosa e anche produttiva per l'economia. Un concetto che ha ribadito peraltro l'assessore è proprio questo: la sostenibilità crea posti di lavoro, migliora la qualità della vita dei cittadini. E sull'intervista in edicola domani troverete anche alcune anticipazioni di bandi regionali a favore di comuni e imprese proprio che vanno in questa direzione. La sostenibilità a portata di mano. Questo, ma anche molti altri temi, saranno trattati sulla Prealpina domani in edicola e anche in edizione digitale. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Angelo Perna. Grazie Fabio. Siamo a metà settembre e si gela. Perché? Elisa Polveroni lo ha chiesto agli esperti del Centro Geofisico Prealpino e lo spiega sul giornale di domani. L'impasto di giunta a Busto. Cosa succede? È Francesco Inguscio ad aggiornarci dopo l'intervista esplosiva del sindaco Emanuele Antonelli, che mette dietro la lavagna il primo cittadino di Gallarate e segretario provinciale leghista Andrea Cassani. A Gallarate invece Elisa Ranzetta va a intervistare i residenti delle case popolari di via Curtatone, dove è in atto il presidio ambientalista per la difesa degli alberi. Gli inquilini chiedono che i loro alloggi vengano ripristinati invece di pensare ai grandi progetti del futuro. Ampie poi le sezioni sportive per il turno infrasettimanale del campionato di calcio dilettanti e per la Coppa Italia di promozione.
Grazie Angelo, e ora siamo proprio allo sport. Oggi primo turno infrasettimanale della stagione di Serie D. Questo pomeriggio in campo le nostre squadre. Guido Ferraro ha fatto per noi il punto della terza giornata di campionato. Nelle partite del primo turno infrasettimanale nel campionato di Serie D che si sono disputate oggi pomeriggio, pareggiano Varese e Varesina, vince la Castellanzese allo stadio Voltini di Crema contro il Crema. Per i biancorossi, allenati da Roberto Floris, nella temuta trasferta di Genova, arriva un gol dell'attaccante Banfi al 27esimo della ripresa ad evitare la prima sconfitta stagionale dopo il vantaggio dei Liguri con Cericola al 19esimo sempre del secondo tempo. Per la Varesina invece uno 0-0 casalingo contro i bresciani del Breno, dove la squadra di Marco Spilli non è riuscita a trovare la via del gol per la prima volta in questa stagione in campionato e si deve quindi accontentare di un punticino che muove comunque la classifica. Colpaccio invece della Castellanzese di Corrado Cotta, che vince a Crema 1-0, secondo successo di fila per i neroverdi, che balzano a quota 6 punti in classifica. Decide un rigore del subentrato Mario Chessa nei minuti di recupero che consente alla Castellanzese di conquistare la prima vittoria in trasferta di questo campionato. E ora il ciclismo, presentata questa mattina la 103esima edizione delle Tre Valli Varesine, che per il quarto anno consecutivo partirà da Busto Arsizio. Saranno 136 km per la gara femminile, 200 invece per quella maschile. Sentiamo tutte le novità dalle parole del presidente della società ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani, intervistato da Sergio Gianoli nel servizio con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Presidente Renzo Oldani, che Tre Valli Varesine sarà quella del prossimo 8 ottobre? Beh, speriamo una meravigliosa Tre Valli Varesine come negli anni passati. Per noi è un onore, posso dire, partire da Busto, oggi siamo a Busto, rinnoviamo la tradizione, però con tante cose innovative. Un percorso innovativo rispetto agli anni passati, quindi si ripete la salita mitica dei Ronchi del Mondiale 2008 e poi una bellissima novità, gli ultimi due giri per renderli più frizzanti, più impegnativi, dove i corridori potranno darsi battaglia, si farà la salita cosiddetta, arriveremo fino a Gavirate, località Oltrona, e si farà la salita delle Cinque Piante, che arriverà in cima a Barasso, davanti al municipio, di Barasso, poi Luvinate, Casciago, il Sasso di Gavirate e l'arrivo a Varese. Quindi direi abbiamo cercato di rendere più spumeggiante il finale, con speriamo di avere i migliori campioni, come hanno dato già l'iscrizione alla Tre Valli Varesina. E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione di prealpina.it torna come sempre domani, e a voi tutti l'augurio di una buona serata.